Pancake Heart Challenge in versione natalizia. Come vedete, lui è la nostra felpa, la felpa delle trote natalizia, che se volete prendere anche voi trovate solo ed esclusivamente sul nostro sito mecontrote.it/shop. Tutte le altre sono false, mi raccomando, non prendetele in nessun altro posto perché sono fake. Ma in cosa consiste la sfida? Come vedete, abbiamo qui davanti a noi le piastre per fare il pancake. E poi abbiamo anche il preparato per pancake in vari colori. C'ho il mio scettro del pancake. Guardate che bella, è una paletta gigante, è più grande di Sofì. È talmente bravo che ha pure trovato queste palette. Ma dove le trovate? Le regalavano sotto casa. Però dimmi la verità, tu quando eri piccolo ti esercitavi? No, per niente. Come per niente? Ma sei bravissimo! Finora veramente sei dimostrato imbattibile. Combatti! Guarda! Grazie! Anche queste bacchette sono molto resistenti. Andiamo ad accendere le piastre. Bene, bene, bene. Come prima cosa direi di andare a fare il pancake albero. Ok, ci sto. Semplicissimo, non ci vorrà nulla. Prendiamo lo spray per rendere le nostre piastre perfette. Scusa, cosa stai facendo? Sono no professionista di pancake. Serve per rendere antiaderente la piastra. Ok, va bene. Fai paura, sei davvero assurdo. E che la sfida abbia inizio. Yeah. Ok, già ho sbagliato tutto, ragazzi. Come si fa a sbagliare tutto e vi starete chiedendo? Io non sto sbagliando proprio niente. Ma guarda, non c'erano dubbi. Ho sbagliato! Ho sbagliato tutto, lui Sofì, ma che cos'è che stai facendo? Il Grinch quello è, non è un albero di Natale. Ma che ne so, sono negata per questo gioco. Ok, ma tu come fai ad essere così bravo da davvero, lui? Svelami il tuo segreto. Non lo so. Ma io neanche so disegnare un albero di Natale, figurati se so fare il pancake. È fatto asimmetrico, ragazzi, sono un disastro. Guardate lui che non parla perché si deve concentrare. Il mio verrà bellissimo. No, è troppo liquido questo. Che cavolo, chi ha fatto questo liquido per pancake? Basta, stai qua, buono. Ma cos'è questo schifo? Ma tu sei un mostro. Sei un mostro. Ok, mettiamo questo qui. Adesso coloriamo di verde la nostra immagine. Ed è pronta, guardate qui. Ta-da-da-da. Oh no, si è tappato. Ok. Che si asciughi? Che si asciughi? Il tuo albero sembra leggermente schiacciato. E poi quelle palline che c'ha nei bordi cosa sono? Infatti, che ne so? Io volevo farlo come il tuo, ma non regali il tuo? Ma prima dobbiamo vedere che aspetto avrà appena lo giriamo. Esatto, dai, lo giriamo. No, ancora è crudo. Io volevo farlo bello, simmetrico, con delle linee ben delineate. Invece è venuto veramente una schifezza. Il mio sta iniziando a fumare. Aiuto, si sta bruciando, giriamoli. Ok. Ok. Spezzati, spezzati. Non si spezzerà mai. 3, 2, 1, 6. Nel tuo albero si sono staccate le palline. Solamente una? Sì, ma non so se ve ne siete accorti, ma il mio albero ha la stella. E il mio invece ha una pallina staccata. Beh, sarete voi la giuria. Dovete decidere voi qual è secondo voi l'albero più bello. Quindi scrivetelo qui sotto nei commenti. Lo stavo per girare e si è distrutto. Tieni, ti regalo anche il mio. Ok, possiamo iniziare con un'altra sfida. No. Facciamo anche questo round, era una prova. Ma che prova? Via, mettiamoli da parte questi pancake buonissimi. Via. Se rimasta una pallina, la puoi mettere nell'albero? No, assolutamente, vai. Il prossimo personaggio che andremo a disegnare è niente poco di meno che Babbo Natale. Lo so fare perfettamente Babbo Natale, che ci vuole? Anch'io, solo che abbiamo un problema con questi pochi colori. Com'è possibile farlo? Non lo so, io mi metto già all'opera. Dovremmo inventarci qualcosa. Oh no, non lo so, non so che cosa fare. Usiamo il rosso per ora.
No! Facciamo il cappello di Babbo Natale. Ma non puoi copiarmi, ragazzi, però l'avete visto tutti, lui mi copia. È vero, non ti sto copiando! Sei un copione! Ma non sono copione! Vabbè, vedremo alla fine che vincerà. No, cosa ho fatto? È finito, ho perso la sfida, ragazzi, ho perso per sempre. Sì, sembra il cappello di una Befana! Il cappello di Sofia ho fatto! Meglio che sto zitta. Facciamo il pompon nel cappello. La base del cappello. E adesso andiamo a fare la testolina di Babbo Natale. Vabbè, ragazzi, vi devo impegnare. Non può vincere sempre lui. Devo vincere anch'io. Farò un Babbo Natale afroamericano dalla pelle molto scura. Ok, così tutta la barba. Con degli occhi molto molto grandi. Il mio Babbo Natale è mostruoso. Anche tu lo stai facendo marrone? Te l'ho detto che è afroamericano. Anch'io, ma non ci abbiamo abbastanza colori, non ci posso fare niente. Babbo Natale, come sapete, dovrebbe vivere in Norvegia, quindi la sua pelle dovrebbe essere chiara. Però noi lo faremo scuro, vabbè. Secondo voi, vedendoli così, qual è il Babbo Natale più bello? Non penso proprio, direi di andare a girare. Si può? Vai Babbo Natale, fammi vincere! Babbo Natale, Babbo Natale! Oh! Ma cos'è? Sembra un rapinatore con la fascia da ladro. Allora, piuttosto sembra un alieno, ha questi occhi neri giganti. Però è molto carino il mio Babbo Natale. Vado a girare il mio! 3, 2, 1, Secondo me questo è indubbiamente vinto da me. Questo round l'ho vinto io. Secondo me il mio Babbo Natale è molto più bello del tuo. Sì, come no, sarà il tintoso a decidere. Guarda che profumino che fa. Puzza di pesce. Ci proviamo a scambiare i pancake. 3, 2, 1, vai. Perché mi fai fare queste cose? Andiamo avanti. Ok, qui è tutto bello pulito. Senti il tuo Babbo Natale. No, ma com'è tutto bucherellato? Via Babbo Natale, stai qua. Adesso facciamo il biscotto di Natale di marzapane. Wow. Quindi dovremmo utilizzare tanto ma tanto marrone. Già. 3, 2, 1, via. Vai. Io so perfettamente come farlo. Io non so niente, non mi ricordo proprio come è fatto. Ok, credo di aver dato la forma corretta al mio biscottone. Adesso bisogna mettere tutta la glassa, così. No, ho sbagliato, ragazzi, non è possibile. Ti copio. Aggiungiamo anche un po' di rosso, così, delle caramelline rosse. Guarda caso come ho fatto io, Non è vero, non l'hai fatto tu. Guarda caso. Ma cos'è quello schifo? Sempre che offende. Mi è caduto troppo giallo. Ragazzi, questo non riuscirà mai. E a questo punto coloriamo tutto di marrone. Wow. Che buona, sembra cioccolata. Devo impegnare Sofì, dai. Perché per ora in teoria siamo 1-1. Ma quale 1-1? I miei sono molto più belli. Ma il mio... No, siamo 1-1. Perché il primo, lo ammetto, faceva schifo. Però il secondo l'ho fatto bene. Ok, ci sono. Devo solo aspettare qualche secondino prima che si cucini. E adesso che sta facendo? Sofì, cos'è quella? Devo vincere. E quindi devo fare cose in più per colpire la giuria. Ok, anche io faccio cose in più allora. No, io devo fare le cose in più perché io devo colpire la giuria. Ma come la devi colpire? Con che cosa la devi colpire? Con la mia arte. Devono dire wow, che brava questa Sofì. Al massimo li colpisci col pancake. Che stai facendo? Ma cosa fa? Sto facendo il bordo di glassa. Io sto facendo il bastoncino di zucchero. Sì, a me sembra una J. Cos'è? La J di Jovi? È la J di Joker. È la tua firma? Sì, faccio anche una pallina. Ok, ho messo un quintale di pasta. Si formerà un pancake gigante. E adesso che sta facendo ancora? Basta. Te l'ho detto, devo stupire la giuria. Ma quale giuria? La giuria del Team Trote. Dammi! Devo vincere tutto. Io praticamente ho fatto una torta. Cioè la mia è diventata una vera e propria torta. Vincerò. Faccio anche un piccolo alberello. Ma che alberello? Ma che cos'è questa cosa qua? Vabbè, aspetto. Dai che si sta formando, sta iniziando a lievitare. Non ho ancora troppo liquido. Ansia, adrenalina. 3, 2, 1. Sembra Patrick di SpongeBob. È vero, devo ammettere che ci assomiglia un bel po'. Ciao Patrick, sei davvero molto bello. Il
mio biscotto è venuto un po' bassino. Più che un biscotto sembra un polpo. Esatto. Poi il bastone di zucchero sembra veramente una J. L'albero, vabbè, non ne parliamo. È la pallina. La pallina. Cosa ah, questa sembra? È una pallina. A me sembrava una mela marcia. Esatto. Invece il mio, anche se assomiglia a Patrick, è perfetto. Sembra anche un booster. Via, via, mega pancake. Questo è davvero gigante. Ma sei scemo. Credevo fosse freddo. Ma come? Adesso direi di realizzare un elfo. Gli elfi intanto di Babbo Natale. Come sono gli elfi? Non mi ricordo. Allora, sono intanto col cappello verde. Quindi facciamo un bel cappellino verde ad elfo. Sei pregata di non copiarmi, ok? Sto facendo praticamente quello che fai tu in piccolo. L'avevo capito. Non funziona più perché non va più. No! Oh, no! Cosa faccio? Cosa faccio? E qualcuno ha sbagliato perché gli elfi non sono rossi. No, ormai devo fare questa pallina qua rossa. Ma cos'è? Non c'entra niente, sembra un peperoncino. Allora, proviamo a recuperare. Coloriamo intanto questo tutto di rosso. Cosa può essere questo schifo? Che carino il mio elfo! Sembra che gli elfi siano così. Ragazzi, penso di aver sbagliato tutto. Non so cosa ho fatto. Cos'è questa cosa? Una zucchina? Capire lui? Ma che è successo? Cosa è successo? Lo stupido tappo di questo coso ha rovinato tutto! Pensa che da me è stata la bottiglietta a rovinare tutto. Allora io provo a recuperare facendo solamente il cappello dell'elfo. E adesso faccio la testolina dell'elfo qui. Così. No! Ma schifo! Faccio un altro occhio, facciamo che quelli erano gli occhi. E qua la testa finisce così. Allora, io ho fatto un elfo un po' grassottino. Credimi che non sarà mai peggio del mio. È praticamente un elfo che si è mangiato tutti i regali di Babbo Natale. Cos'è? Un cagnolino? Mi sa che ho esagerato. Volevo fare una bella pancetta, ma l'ho fatto veramente gigante. Io faccio così. Anche oggi si vince la Pancake Art Challenge domani. Che sta facendo? Fai fare, vedrai che sono il più bravo e vincitore del mondo. Solo perché hai scritto elfo? Sì. Ma qui non si cucina, dai, dai, voglio vedere il risultato finale. Credetemi se vi dico che questo è tutto tranne che un elfo. Sono sicuro di aver fatto un capolavoro. 3, 2, 1, giro! Ma che cavolo è? Ma cos'è lui? Ti sei dimenticato gli occhi, mi sa. No, no, non c'è nulla di elfo, c'è solo la scritta elfo. Ma è pure sbagliata. Sì, è tipo l'insegna della casetta degli elfi, facciamo finta. Sì, vabbè, comunque giriamo il mio. Oh, le! Sì, dai, il mio sembra un elfo. Il tuo sembra un elfo che si è mangiato la slitta di Babbo Natale. Ho fatto un mix, è un miscuglio tra elfo e slitta. Direi di pulire tutto e la sfida di oggi si può concludere qui con questi bellissimi pancake bruciati. Bellissimi, un parolone. Ragazzi, penso sia stata la peggiore di tutte le nostre Pancake Art Challenge. Erano veramente molto difficili le cose che dovevamo fare oggi. Siamo stati veramente terribili entrambi, però ovviamente ci sarà un vincitore. Quindi scrivetecelo qui sotto nei commenti. E adesso, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessuno dei nostri video cliccando qui davanti a Sofì. Mentre se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a lui per vederlo. Noi vi mandiamo un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao! Ciao.